Salve a tutti! Benvenuti! Nuova puntata questa serie su Life is Strange, secondo capitolo. Come ho detto, cerco di far uscire più tutti i capitoli, diciamo, nel più breve tempo possibile. Non so se ci riuscirò, ma insomma, almeno ci provo. Eravamo arrivati qua, che avevamo disegnato di disegnino, abbiamo riparato la macchina, eccetera, eccetera. E c'è andare avanti. Suonare il clacson non penso mi porti a molto. Vabbè, ma lo provo a suonare. Beh, ho suonato il clacson. Ma è bello. Vediamo qua, accendiamo. Accendiamo la lucetta, dai. Infatti. Comunque, boh, andiamo avanti. O meno, penso si va avanti così, fumando la sigaretta. Vediamo quello che succede dopo. Allora, lo penso. Io, onestamente, questa parte l'ho già giocata perché avevo provato già a registrare, come ho detto, lo scorso gameplay. Avevo provato a registrare dei gameplay, i primi due gameplay, diciamo, su questo gioco. Il problema è che primo è venuto male, il secondo non è venuto proprio, quindi insomma ho dovuto fare necessità virtù e andare avanti così, insomma. Con la lucetta accesa della macchina si fuma una sigaretta. L'incendio di sottofondo, che mica cacchio di incendio è che ancora non si è spento. Tipo l'incendio si è scatenato la sera prima, è ancora acceso, questa brucia ancora. Beh. Lei. C'ha l'abbiocco. E mi sa che c'ha l'abbiocco. Sì. Nina na na nina. Sì. Sì, c'ha l'abbiocco. Ciao. Buonanotte, sogni d'oro. Qua. Shit, I slept all day. No, è vero, mi sa che stai dormendo adesso. What the hell? Dad? Eh sì, quello è il padre. Un po' particolare questa immagine. Il padre che ricordiamo, il padre è morto in un incidente stradale. E questo qua, insomma. Parliamo col padre. Dad, what are we doing here? Già. E mi sa niente. Prendiamo il bastone. Si accoltella. Se si infilza il marshmallow. Che la domanda sarebbe logica. Che ci facciamo qua? Che succede? È ovvio che, insomma, si capisce che questo. Penso che sia un sogno, insomma, penso si capisca, insomma. Poi e arrostiamo. Boh.
È una situazione un po' strana, eh. Amazing, isn't it? I can't look away. Sure. Don't pretend you're not mesmerized too. See, you're so drawn to it, you don't even realize the danger. Danger? Fire blinds Cosa vuol us, dire? Just like darkness. But darkness blinds with absence, with loss. What does fire blind with? Beauty. E cosa? But sometimes there's a greater beauty yet to come. Sì, dunque. Fire is jealous, Chloe. It wants all the beauty for itself. That's why you need to be careful. Careful of what? Of getting burned. Ok. Ed è così che improvvisamente è diventato Resident Evil. Va bene, ok. E ci svegliamo. Hasn't anyone ever told you not to fall asleep with a lit cigarette? You could start a fire. Giusto. So, are you gonna invite me in, or what? Ma ovvio che sì. I love giving rides to strange drifters. Hop in. Thanks. E si è portata una borsa, così. Damn. Okay. You've been busy. It's nothing. Eh già. Just some junk I found lying around. Sì. A rainbow towel? Sì. A freaky red light? Holy shit. The all-seeing eye. Figured it can't hurt to have the Illuminati on our side for whenever shit goes down. Mi sembra giusto. Chloe, ma sì, this is tra le cose giuste. Ecco, è quello. But it doesn't exactly drive yet. You'll figure it out. And while you're at it, we're also gonna need some money, you know, to buy stuff. Uh-huh. Car and money. Anything else you'd like? Certo. Luckily there's no rush. No Blackwell. Holy shit. That Wells meeting. I'm so sorry. I can't believe he actually suspended you. Really? I'd say it's like the most believable thing that's ever happened to anyone in the history of forever. I'm just so pissed about the play. How could they let Victoria Chase jack your role? Because life is a tale told by an idiot. Full of sound and fury, signifying nothing. Va bene. Yeah, totally. At least Wells has no idea what really went down with us last night. Shit got pretty wild. Meno male, sì. Casino, sì. Rachel, that was more than pretty wild. You went absolutely nuts last night. What the hell were you thinking? I was angry. I didn't expect the whole stupid park to go whoosh, but certo. Now you're in on it too. Accessory after the fact. Unless you tell on me, of course. I'm no snitch. No, stop. I'd be way happier going to jail than having to live at home with Dictator David.
Sì. Announced his plans to move in this morning. Mamma mia. Chloe, that's awful. I'm so sorry. You know what we Beh. both could use? Therapy. Therapy. You start. Kick back and tell me what's bothering you. Va bene. Che comincia la terapia. Well, Doc. Direi There's this levido. dildo with a mustache who's been dating my mom, and now he thinks he's moving in with us. How do I stop him? That's a hard one. I'm not sure there's really anything you can do. Then what the hell am I talking to you for? Just because you can't stop him doesn't mean you don't fight back. The resistance begins now. Ah, bene. All right. You're going Insomma, to need an awakening è to meet your molto, enemy. molto Dawson Creek What have tutto you got? questo. Di coglionello, mi He's sa. a step douche. Because he's inserting himself where he doesn't belong. Also, he's a douche. Poetic. Certo. May I also suggest a step ladder? Why step ladder? Because he climbs on your mom every night. Ew! Pretty soon, they'll be stepping down the aisle. What the hell kind of therapist are you? Sorry. beh. It's called shock therapy. Highly controversial. Ah, bene. Ma direi che possiamo andare a That parte. was actually somewhat therapeutic. Thank you. It's always a pleasure delving into the mind of Chloe Price. And Certo. now it's your turn. Tell me all about what it's like being daughter of Arcadia Bay's most famous scumbag. It sucks. Too blunt? Sorry. I do that sometimes. Nah, I'm just. I don't know. Sono scene molto da Dawson Creek queste comunque. È un po' Can tutta we la talk storia. about something else? Mi sa di sì, mi Of sa che è course. meglio. Parliamo da pick up, mi sembra la cosa migliore. Parliamo del Heck, pick up, dai. trying to fix the truck a bit. That might mean I have life skills, something I've really tried to avoid. Upshot, I'm closer to becoming a car thief. That's pretty badass. Penso sia stato l'argomento migliore che lo spettacolo fa male a lei. L'incendio è un'altra cosa, argomento brutto, peggio andare Do su. you think there's a point when you've been acting so much that you don't even have your own personality anymore? You're just whatever you think other people want you to be. I think you have a personality. È giusto. I wasn't talking about me. My dad doesn't really exist. You saw him in Wells's office. The whole thing is a performance. And now I'm starting to feel like everything in my life is bullshit. But he's still my dad. How can I make sure I don't end up like him? Vabbè, mi sembra la You cosa giusta. couldn't be like him even if you wanted to. You're too awesome. È la verità. The fact that you believe that Almeno quello che makes penso. me feel better. E penso sia stata la risposta migliore. Perché dire io, cioè io non te lo consentirò, Playtime. vuol dire che lei non ce la fa I'll da clean sola. out my dressing room for Victoria. Not exactly the role I thought I'd be playing tonight. Oh well. Hey, I was thinking that after the show, maybe we could go do something. Just you and me. Something criminal. Criminally fun. I'm in. Ok. Finito questo Wait, dialogo molto you forgot your autosuncritico. bag. It's for you. Just a little survival kit for your new life on the lam. Drive safe, Chloe.
È un po' che cose. Ma sembra per ora procedere molto lentamente, racconto. Sembra andare molto. Ecco, sembra che si stia preparando. Finora sembra che si stia preparando più al prossimo capitolo. Vediamo un po'. Questo è il magazzino delle franfruzzaglie di Chloe, che si è sistemato molto su. Mi sembra giusto. Possibile. Mo. Andiamo alle prove, va. Nothing like an abandoned shack in the middle of a junkyard to make a girl feel like exploring a new wardrobe. Direi questo. Che onestamente ci ho perso più tempo. Ho provato i vestiti, le magliette e cose varie. E alla fine ho scelto questa. Quella che adesso vedrete ora. Non so. A me piace di più in generale come magliette delle tre. E poi forse. È molto a tema con lo spirito di questa giovane folle, ecco. È molto con lo spirito di questa giovane folle. Ok, Frank, sono la un'altra volta. Sono la discarica, va bene. E Rachel. Messaggi di Rachel, va bene. Lei è a andare via. Ok. That's the woman we saw with Rachel's dad. Weird. I don't know the secret password, man. Is the password drugs? Price, get your ass in here. Sempre molto gentile e cavalleresco il signor Frank, eh? E salvataggio si va. Dude, it smells like piss in here. Shut up. You have a rough night or something? Every night's a rough night. I've got a notebook in the back somewhere. Go get it for me, would you? Who's that woman? God. Jeez, man. Get my notebook, Price. Then we'll talk. Va bene. Now I'm fetching things for Frank. Benissimo, io penso, aspetta. Tendi ottime notizie, sono gradito. Figo, già. Io sono a casa alla fine, mi ha mercato che possavo rifugio, ma adesso oddio. E How low can I go? vabbè. E andiamo. Allora, io allo scorso gameplay, la scorsa volta che ci avevo provato, non sapevo dove era. Adesso vado dritto al punto, cerco di scorrere abbastanza velocemente per non farvi perdere tempo. E qua Hey c'è there. l'arrivo It's del okay, piccolo little Pompidou. guy. Oh shit. Pompidou, get up here. Pompidou. The little killer. Piccolo gocciola. Che poi nella puntata successiva l'abbiamo visto decisamente più grande. Intanto vediamo Elliot. Non pensa in te. Ci sarà da ridere. Piantala, sto bene. Niente, Elliot che c'ha la cotta per lei, però lei, diciamo, non sembra molto intenzionata. Ecco, prendiamo il quaderno. Is this what I think it is? Shit. Time to find out what Frank wants to discuss. Sì. Direi di sì. Ti diamo il quaderno.
e si discute quello che bisogna discutere. That's one badass name for a dog. It's French. E cosa significa? Does it mean, like, tough guy or something? Do I look like I speak fucking French? Ok. Sempre molto cordiale, comunque. So, who was that woman? What woman? The one I saw coming out of your RV? Oh yeah, I meant to introduce you. Her name is Mind Your Own Fucking Business. Ah, bene. Direi meglio lasciar perdere. Ok. Fine. Guess Rachel's dad is into bad girls. Ehi, già. Down? Shit. Really? Crazy. My friend Damon runs the place. He lost a lot of money last night. E tu? How about you? Did you lose anything in the fire? No. But I'll probably get pulled into whatever shit Damon's dealing with right now. Ah, bene. Lately, he's been doing some stuff that I don't like. But I don't seem to have much leverage with him like I once had. Anyway, you and I have shit to discuss. Is this about the 75? What? The money that I owe you? Oh, yeah. Yeah, no, I don't give a shit about that. Wait, do you have it? No, maybe questo. Don't you have richer clients to bother? I should fucking hope so. Hey, well, Benji. Good. Because I need everything I've got. You're a pain in the ass. I've got bigger problems right now. Hey, Benji. Open my notebook. Last page. Should be some entries for a kid named Drew. You know him? Drew North? Yeah, he's... shit. That's a lot of money. Drew runs Oxy for Damon. Apparently football players eat it like candy. That's fine, I guess. It pays well? Go Bigfoots. Forza Bigfoot. Problem is, Drew owes a grant, and he's not answering my calls. You know what's going on with them? No, non parliamo mai, non so, cioè... I never talk to him. Or his type. No one's just a type, Price. Anyway. Here's the job. I'm taking you to Blackwell. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Can you handle that? Io ho risposto così. I don't know. It doesn't feel right to go through his room. Does it feel right that he stole a grand from me? From you or from Damon? Same difference. Well, it's not my problem. Idiot, you still owe me. Ah, bene. So, if I do this, then we're good? That, and I'll do even better. I'll give you a 10% cut of the money. Okay. Yeah, sure. I'll do it. What's the matter? It might be a little tough. I'm not supposed to be at Blackhawk. Ah, bene. I got suspended this morning. Bene. Congratulations. Sì, congratulazioni. It's easier for you to go on campus than for me. Beh, sì. Questo è anche you vero, can't even do this price. $100 closer to leaving Arcadia Bay. With a bit of cash and the truck fixed, Rachel and I could really do it. We could leave for good. I'll do it. Good deal. E siamo di nuovo alla Blackwell. So, dobbiamo introdurci alla stanza di Drew e prendere questi soldi. Cosa parte già fatto, insomma. Come va? Sì, già. Well, here goes nothing. Sì, facciamo sta cosa. Amen.
Better hurry up and get into the dorms. Ok. Secondo il mio spacciatore, è vero che si sia viene non è finito? Ok. Va bene. Allora direi che si va dritti al punto. Locked. Figures. Eh sì, chiuso. Looks like my options are become a master lock picker or swipe someone's keys. Quel qualcuno. Ecco, le chiavi sono là da sto tizio. Bingo. If only those keys were unsupervised. What's Samuel working on? The sprinklers? Eh sì. E ora io so già cosa fare. Però if Samuel's working on the sprinklers, some damage here might get his attention. Già. But Evan is right there. Che sta fotografando un uccellino del cazzo. Vabbè. Fotografa l'uccellino, va bene. Spaventa. Hey. Shit. I wanted you to go the other way. Like as far as possible the other way. Va bene. Spaventiamo questo cacchio uccellino. E questo tutto. Già, fresh start. Va bene. Dobbiamo spaventarlo, dobbiamo portarlo di là. Here we go. Quanti uccellini. Gotcha. Oh, perfect. Dico, questo qua che va fotografando un uccello, non so, a me fa pensare male, ma vabbè, comunque colpiamo qua l'irrigatore con nessuno che guarda. Awesome. Now I just have to wait for Samuel to turn on the that works. Sì. E a questo momento Samuel si allontanerà da lì per andare a vedere il rigatore. E noi andiamo a prendere le chiavi. Tutto fila. Direi che tutto fila. Si fa anche abbastanza in fretta perché. Sorry, Samuel. Sì, però. All right. Time to find Drew's room. Sì. Direi di sì. Entriamo nei dormitori. No time like the present. Stiamo per entrare. Ed ecco qua. Hey, Skip. How's it going? Not that it isn't great to see you and all, but what are you doing here? Sì. Didn't you just get suspended? Sono andato a trovare un amico. Relax. I'm just visiting a friend. Sì. Non sei convincente, eh? I really can't just let you go in. Ricorda i vecchi tempi. Come on, Skip. I break the rules and you think it's awesome. Let me break this rule. For old time's sake. I want to, Chloe, but I really can't. Va bene, te lo stesso. Inside, dude. You're just gonna have to let this slide. I don't think I can. In fact, I think I have to ask you to state your official business
or else vacate Blackwell property. Beh. I hate to do this to Skip, but I've got to get inside. Maybe if I make him really uncomfortable, he'll feel guilty and let me pass. What's my official business? Cose da donna, ovviamente. It's business, Skip. As in my uterus? I need to use the restroom. Glad you asked. What? No. No, it's my job to ask, Chloe. Che palle, Skip. That's not cool, Skip. You realize that, right? Chloe, I just have this feeling like you're up to... Wait. You talked me into letting you into the bathroom this morning, and then you tagged the entire friggin' place. What? No, I... fuck it. I totally did that. Wells raked me over the coals for that. Time to go. Or what? What are you gonna do, Skip? Cause unless you're prepared to drag me off this campus, I'm going inside. E poi improvvisamente Skip. Enough. This is my job. Just go. You have never respected me. You and all your smug little classmates. I am so tired of being shit on by high schoolers. You know what? I'm done. I'm done with this stupid rent-a-cop job. Just do whatever the fuck you want, Chloe. Ah, bene. I've gotten reports of an unknown vehicle in the parking lot. Oh. That's funny, because I've gotten reports about how your head is really far up your ass. What did you just say? Damn. Skip really lost it there. Sì, Matthews ha dato di matto. Ha dato di matto Matthews. Doveva accadere, purtroppo, anche per il... questo doveva accadere, che lui dava di matto. Anche il perché penso lo sappiate tutti quanti voi, che probabilmente... Cioè, insomma... chi ha visto il primo capitolo sa benissimo chi l'ha sostituito. Chi ha visto il primo Life is Strange, l'originale, diciamo, sa benissimo chi poi l'ha sostituito. All right. Which one is Drew's room? Ok, io devo ricordarmi un attimo, piantina. Ok. Too many chances to screw up before senior year. 110. Allora, 109, 110. Direi bussa. Oh, ai tempi feci così, perché per si perdo prima busso per garantirmi che non ci sia nessuno. Poi apro. Che è aperto. Ok. E qua c'è la stanza di Drew. Io so già cosa fare, perché ripeto, qua c'ero arrivato. E anche un po' più avanti. Drew's not here. Ok. If I were Drew, where would I hide my money? Allora, guardiamo il baule. Is the money in there? Ma c'è un lucchetto con una combinazione. Ora, io ho messo qualche minuto a cercarla, ma adesso che adesso qual è? Mi piace notare una cosa. Guardo qua. Mickey, fratellino, vive con Drew. Modulo per l'esonero. E vi faccio notare una cosa. Studente 2, Michael North, maschio, data di nascita dicembre 27, 12/27. E per aprire ci vuole una combinazione di 4 cifre. Io ho provato un'altra prima e non è andata bene. 12. Yes. È un classico. This is kind of
Il classico apparentemente stronzo che... Il classico stronzo che comunque pensa al fratellino. Did little Drew beat you up too? Va bene. Jackpot. I'm kind of good at this. Sembra tutto a posto. Ma ok, got the money. Time to bust out. Ma arriva Mikey. Hey, Mikey. Chloe? What are you doing here? Te ho messo così, anche se probabilmente era meglio l'altra risposta. No reason, just roaming the halls. Girls aren't allowed in the boys' dorm. Bro, we gotta go. Yesterday wasn't enough. You wanna go another round? Sì. Doesn't matter. Mikey, get your stuff, let's move. Drew, relax. E quel demon. Shit. You're making me think you're nervous about something. Che succede? Drew, what's going on? Don't worry about it. Stay in here and don't say anything, little brother. Whatever you do, don't open the door. You know what's going on? Damon. You shouldn't have come here. School's not the place for this. Really? Where is the place to collect my fucking money? Shit! I told you, I don't have it. Sales are down, man. Nobody wants to get high right now. But look, it's spring season. We just started 2-a-days. Those are gonna kill us. I'll be able to sell all the oxy you've got. Drew, you owe me a grand. Where is it? I said I don't have it right now. I heard about your dad's job, by the way. Tough time. Yeah. Bet a grand would mean a lot to him right now. Where's my money, Drew? I don't know what you expect me to do. I can't just make money appear out of thin air. I want my fucking money! You don't have to hit me, man. I'm gonna... Where is it? Please! Just give me 1 week! You're just going to lie there? I thought football players were supposed to be tough. Sorry to have to do this, kid. No one steals from me. No one. Fuck. Fuck. Resta con Mickey. Let me go. No. Your brother said to stay inside. It'll be okay, Mikey. It'll be okay. Damn, you are one tough kid. Fuck you. Yeah? What about this? Good luck running on that knee now. Bye-bye, football. Well, I'm done. Get my money. Or maybe it'll be your little brother I talk to next. See you soon. Drew! It's okay. I'm okay, little brother. Thank you, Chloe. Thank you. Dai, soldi a te, li tengo. Perché sei stato stronzo. I didn't do anything. You kept my brother safe. Drew, you need to get to the hospital. Don't tell anyone about this, okay? Yeah. No. No way. What? What are you going to do? About Damon? I don't know. One day at a time. I hear you. Mm.
Perché probabilmente se gli davo quei soldi, probabilmente se la pre... in qualche modo se la prendevano con noi. E siccome è stato stronzo nel primo capitolo, chi ha visto il primo capitolo lo sa, fanculo, gli succederà qualche cosa, cazzi suoi. Sarò cinico. Ma questo è il motivo per cui ho fatto così. Cerco di agire in questi casi come agirei nella realtà. E ripeto, non è tanto una questione di mi conviene tenermi i soldi, faccio lo stronzo. È questione che se uno nei miei confronti si è comportato male, vaffanculo, cazzi tuoi. Se ti comporti bene nei miei confronti, allora va bene. Quello si è comportato male, e allora cazzi suoi. Come gli vada vada, sono cazzi suoi. Molto semplicemente. Cioè, faccio quello che farei realmente se fossi a posto suo, ecco. Per questo, questo è quello che cerco di fare, diciamo, secondo il mio modo di ragionare. Andiamo là. Un po' la recita. Con tutti i temponi, i tendoni, le cose. Ora abbiamo Steph. Sono Steph, sono all'ospedale. Mikey mi ha detto, scusa, grazie a quello che hai fatto. Non ho fatto niente. Sei rimasta con Mikey. Me l'ha detto, significa molto per lui. E vabbè, boh, grazie. Comunque, Frank. Ah, ci sto lavorando, muoviti. Vabbè, già fatto. Qua aggiornamento della forestale. Victoria butcher Rachel's role. At least I can be here for Rachel. If I can find her. Vediamo. Vediamo dove sia, dove possa essere. Boh. Did Doug dig David's garden? Rachel. È successo un casino a stanza di Drew. Un vero casino. Cavolo, ma stai bene, vuoi parlarne? Sì, ma dopo c'è troppa gente qui. Torno dietro le quinte. Ok, arrivo. Va bene. Entriamo nel tendone. I can't do this. I'm going to ruin the play. What are you two doing here? Voi due? Or did you forget? You let this loser dropout sabotage you. But really, I should be thanking you. Now I have everything I wanted. And you've got a new friend. So I guess we're both doing great. Now please leave so I can get ready for my performance. Even though I wish I was the one performing tonight, Victoria, I really am happy for you. I hope it's everything you want it to be. We both do. Right, Chloe? Rachel might be taking the high road, but not me. I know how much she wants to perform. All I need to do is convince Victoria that it's in her best interest to quit. I don't know. Have you really thought this through, Victoria? Performing tonight could be the equivalent of social suicide. What are you talking about? You think I'm going to take advice from a loser like you? You've seriously lost your mind. Do you see any members of the Vortex Club in this play? Newsflash. Theater isn't cool. People love theater. It's cool. You've got to quit while you're ahead. Or
You know, not behind, or whatever, just quit. The dramatic arts are important, Chloe. They teach us about life. Understudy is a funny word, don't you think? Kinda tells you exactly where on the social hierarchy you belong. I mean, you just try so hard, don't you, Chloe? It would be almost cute if it wasn't so lame. Maybe next time, think more about your audience. I mean, you're you, and I'm me. What could you possibly say to me that could mean anything? Qua questa parte per me è stata diversa. Cioè, però. Diciamo che ci ha pensato. We want you at your best tonight. Okay, V. Time to shine. Sì. Price, that was epic. You distracted her just long enough for me to slip those pills into her tea. Io. Oh, hey. That's mine. The gloomiest shirt of the bunch. How did I know you were gonna pick that one? I guess Prospera knows all. Sì. Oh, okay. I better start getting into costume before the... Quick, Carly! We're ruined! The show is ruined! That was quick. Già. My dear, ma non è stata così veloce la cosa. Most unkind has befallen us. Juliet is wailing. That infernal inferno is the culprit, closing down the roads and robbing us of our area. Addirittura. Would that she could but manifest on her master's whim as a true spirit. Alas, devoid of an understudy, the situation is a dire one indeed. I'm afraid we may have to cancel. Addirittura. Truly, we are a cursed lot. Even my prodigious imagination cannot conceive of a worse turn of fate. Boom! Eccola, adesso è stato efficace. Touché. Mr. Keaton, perhaps I could fill in for Victoria? My dear, your visage is as a vessel sent by the heavens to offer passage to my stranded soul. But I'm afraid without our Ariel, all is still lost. What? What? Oh, no. Mr. Keaton, no. Chloe could step in for Juliet. No fucking chance. At least the romantic. She's the right fit for Juliet's costume. She is indeed. Tell me, my dear, have you ever acted before? No. No. She's being modest. We play improv games all the time. And she's fantastic at it. My dear. What if I told you that the entire fate of the production il terrore c'è il terrore c'è il terrore degli you're super fucked. Oh, please. For me. Fallo per lei e vabbè. Damn it. Beh. I can't believe Rachel stopped me. Il terrore. Abbiamo appena visto il terrore negli occhi di quei. Comunque, beh, interessante, davvero interessante. Io approfitterei adesso che si è fatto salvataggio automatico. Ecco. E questo è. Su questa immagine direi che vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di questa serie su Life is Strange. Come ho detto prima, cercherò di farle tutte più velocemente possibile per cercare di smorzare questa sensazione, diciamo, di big debut. Joy. Beh, sì, vedo come sei entusiasta. Comunque, dicevo, cercavo di fare tutto il più presto possibile, cerco di accorciare i tempi per ridurre quella sensazione di ulteriore frammentazione del capitolo 2. Purtroppo avrei voluto portarlo tutto quanto assieme, ma a livello di montaggio video così
non mi è possibile. Detto questo, beh, io direi che vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti da me e da Chloe in versione corpo col becco in testa, non saprei dire, insomma. Sì, e lo farai dopo, Chloe. Alla prossima, ragazzi.